Buonasera a tutti, si conclude sul 5-4 la partita tra Inter e BS Gioielli. Siamo in compagnia di Celi, autore di due gol. Allora, ci vuoi raccontare la partita? Sì, la partita è andata abbastanza bene sin dalle prime battute del secondo tempo, perché al primo tempo abbiamo un po' cincischiato, siamo andati sotto i due gol. Siamo stati bravi a recuperare e a mettere la partita in careggiata. Poi abbiamo preso quel gol gli ultimi 5 minuti che ci ha fatto un po' stare sulle gambe, ma la partita si è conclusa a favore nostro e siamo più che contenti. Bene, in questo momento vi trovate al primo posto in classifica e comunque sta andando bene questa seconda parte del torneo. Avete dominato il secondo tempo con abbastanza sicurezza. Quali sono le aspettative? Noi speriamo di passare il turno e andare a fare un campionato dignitoso, anche perché siamo un outsider, siamo una squadra che al momento non ha ambizioni per vincere il torneo, ci sono compagini più complete della nostra, però cercheremo di dare fastidio a tutti e cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco. Va bene, allora ci vediamo alla prossima, grazie mille di essere stato con noi, grazie, buonasera. Siamo in compagnia di Coppa e di Amata e chiediamo direttamente a loro come è andata la partita. Male, abbiamo perso. Peccato perché parlavamo con i ragazzi, se fossimo stati sempre tutti ogni partita probabilmente stavamo qui a parlare di qualificazione. Ognuno ha le proprie esigenze, quindi spesso e volentieri non eravamo sempre presenti tutti. Ok, dal tuo punto di vista sei il portiere, com'è andata? Ma devo replicare a compagno Marco. Male, eravamo partiti abbastanza bene e stavamo giocando in maniera discreta con i giusti passaggi, poi la voglio mettere sul caldo e qualcos'altro, un po' di sempre teste calde, la voglia obbligatoria di vincere. Magari posso dire a 37 anni che i ragazzini hanno avuto la meglio stavolta, e mi dispiace dopo un mese e mezzo rientrare e rifarmi male nuovamente. Però il piacere è sempre di giocare insieme, ma rimane un po' la mala di non riuscire a vincere una partita secondo me fattibilissima. Tu personalmente, nonostante l'infortunio e l'assenza, potevi fare di più per questa partita? Ma sicuramente qualcosina potevo fare, mi sono trovato bene all'inizio, ho fatto qualche parata, ma per me queste sono le cose normali che deve fare un portiere. Poi sicuramente devo dire sempre sì, se un portiere deve fare sempre la differenza. Tutto quello che può prendere deve prendere e fare in modo di poter far vincere la propria squadra. Va bene, dall'altra parte invece tu hai segnato anche un rigore. Secondo te c'è stato qualcosa che poteva essere fatto in maniera migliore, diversa? Sempre, sicuramente quando si perde c'è sempre qualcosa che si può migliorare. Però non dimentichiamo lo spirito per il quale abbiamo affrontato questo torneo. Dico, il nostro è uno spirito assolutamente goliardico. Ritrovarci un po' di amici dopo tanto tempo, ci siamo divertiti, siamo anche stanchi, c'è caldo, ci siamo abbronzati. Manuel, adesso dove andiamo stasera? Ci organizziamo, sicuramente andiamo a ballare. Poi ormai ci siamo stasera, allora a Taormina stasera. Io personalmente capo dei greci. Sì, 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 esatto, benissimo. Detto questo, no, non credo, volevo farmi l'ultima domanda, dato che voi siete il nostro mascotte, ormai al contrario come dico sempre, oltre ad essere il nostro sponsor principale, avete una responsabilità che è quella di portare la vostra squadra sempre avanti, questa è ormai andata, la prossima cosa succederà? La prossima che è? La prossima partita. Non lo so, c'è un'altra. Da quello che ho capito dovremmo entrare in una nuova liga che sarebbe l'Europa League, speriamo di vincere. Cioè dobbiamo fare. Scusami, è di essere tutti al completo e fare gioco, e fare il bel gioco che fino adesso abbiamo dimostrato. Il problema di questa squadra è semplicemente uno: se sono presenti Amata Coppa, allora tutto va bene. Scusate, ma Boga dove l'avete lasciato? Boga in questo momento era al telefono con la fidanzata. No, con un regista perché stanno progettando un nuovo film. In Bulgaria? O in Nuovo Messico. Non era a Guantanamo? Il carcere quello? Dobbiamo accompagnare. Dobbiamo partire, ragazzi. Va bene, allora io vi congedo dopo questa. Grazie mille, buona partenza. Sempre, comunque. Ti amo, Pepito. Arrivederci alla prossima, grazie.